Allora, intanto un saluto agli amici di Ciao Como, buona serata. Siamo ora in diretta e questa sera facciamo vedere qualcosa davvero di bello a proposito di luci e la nostra rubrica di avvicinamento al Natale. Intanto, allora, vi diciamo dove siamo. Siamo a Cremnago di Inverigo. Questa è la via centrale, se non sbaglio. C'è Fabio Fossati qua con noi. Buonasera a tutti. Buonasera Fabio, assieme a tre amici che Esatto. sono, le presentiamo. Allora, il presidente della nostra Vieni qua, associazione di presidente, che siamo in mezzo alla Cannac, strada, se siamo in no. mezzo alla strada, Allora, presidente dell'associazione Cannac, Cannac, ok, vicepresidente dell'associazione vicepresidente, Cannac e rappresentante. rappresentante del presepe che andrete a vedere. Allora, adesso vi facciamo vedere qualcosa davvero di meraviglioso, ma prima è giusto dire che Inverigo, comunque con i suoi più di 3.000 abitanti, è riuscito a fare qualcosa di davvero importante. Ci sono 50 illuminazioni, 59 giusto? illuminazioni fatte quest'anno. Nonostante le difficoltà, il Assolutamente. Covid, i Sì, sì, negozi sì, sì. chiusi, tu Difficoltà. come ristorante chiuso, insomma, avete illuminato tutto il paese. Tutto il paese. Ha Bravi. partecipato anche la popolazione, anche i Ecco, privati anche in la questo popolazione, mi dicevi assolo. che addirittura anche ti hanno dato Sì, dei piccoli allora spiccioli. racconto un aneddoto. Io insieme a Natale siamo andati a suonare porta per porta. Si è presentata una bambina, naturalmente con sua mamma, e nel sacchettino ci ha messo 2 euro e ci ha ringraziato delle luminarie. Ha detto grazie per le luci. E da Bravi. lì c'è dentro tutto. Bravi, bravi davvero. Allora, queste sono le luminarie di Cremnago, la frazione di Inverigo. E adesso vi facciamo vedere un qualcosa di meraviglioso, perché adesso, attenzione, aspettate che ci aprite questo portone e guardate cosa vi facciamo vedere. Beh, signori, è un qualcosa bellissimo, davvero, un presepe meraviglioso. Venite qui, vieni, vieni, vieni qui, è Natale, giusto? Sì, Natale, visto che siamo quasi a Natale, spiegami questo straordinario capolavoro. Allora, Bravi. questa è un'antica corte rurale dove vivevano un sacco di famiglie, ora è disabitata e lasciata un po' andare. Noi del gruppo abbiamo pensato di Ma che bravi. mettere il nostro presepe. Come diceva il presidente, le statue sono dell'Ottocento, è un dono che ci avevano fatto. Bellissime, bellissime, guarda È veramente, un dono che è stupendo. stato fatto dai Conti Peri con la parrocchia. È più di 50 anni che personalmente faccio il presepe e da un po' di anni lo facciamo Lo qua. portiamo a casa dei nostri telespettatori che non possono venire, magari, ma Abbiamo veramente. ambientato in un antico cortile con gli attrezzi di lavoro dei nostri nonni. Ecco, Bravi. quindi Allora, questo. chi l'ha fatto poi questo presepe, quindi? L'ho fatto Lui, io e un insieme gruppo di all'amministratore ragazzi organico. assieme, Ma insomma, non è che bravi. l'abbiamo fatto da solo, Lui è il numero uno. Lui è il numero uno. Sono Raccolte ogni delle due. statue bellissime, veramente, quasi all'altezza d'uomo, quasi all'altezza d'uomo, L'ambiente e stesso. soprattutto guardate la bellezza di questa corte vecchia della frazione di Cremnago, che è stata data a luce meravigliosa proprio in vista del Natale. E questo è un bel segnale, signori e signore, veramente un bel forte segnale. Sono contento questa sera di essere venuto qui a farvelo vedere, perché merita davvero. Come abbiamo aperto questo portone, dimmi. Certo, Faccio vedere anche che non fosse possibile anche questo affresco, lo facciamo vedere, come no? qua, che è Sì, in notevole. qualche modo lo facciamo vedere, sì, perfetto. Ecco, come sono molti ammirati i nostri ascoltatori, ecco, contenti e ammirati. C'è anche il cielo Cielo stellato. stellato, Eh? questa è la novità di quest'anno, abbiamo il cielo stellato. Facciamo i complimenti agli amici di Cremnago di Noi. Inverigo che ci hanno ospitato questa sera e che meritano veramente i complimenti più sinceri anche per l'illuminazione. Adesso facciamo rivedere per Aspetta chiudere. Natale Aspetta, lo prima. rifacciamo vedere perché insomma è un colpo d'occhio bellissimo. Attenzione, la settimana prossima, se andremo in zona gialla, ci si potrà spostare tra comuni e allora potrete venire a vederlo. Speriamo. Sì. Ciao Maddi, ciao Cinzia, grazie a Cinzia, che ci ha Ciao. abitato qui, poi Grazia e poi Lucia e Lorita, Margherita, Graziella. Oh ragazzi, qui a Inverigo avete fatto il pieno, tantissima gente che vi sta facendo i complimenti, lo meritate davvero.
tempi difficili, come dice Angela, e loro hanno fatto qualcosa di meraviglioso. Le luminarie soprattutto, ragazzi, non tutti i comuni ce l'hanno, loro ne hanno 50. 59, facciamo la precisazione. 59, Fabio, 59. Adesso facciamo due passi e andiamo verso una bellissima piazza. State con noi ancora qualche minuto, due minuti, amici, che vi facciamo vedere questa bellissima piazza. E mi diceva il presidente che è l'unica piazza della Brianza. Unica piazza, dove piazza si intende non il sagrato della chiesa o un parcheggio, ma un luogo sociale nata come piazza. La piazza, l'agorà, l'agorà, sì, è esatto. Un concetto greco. Bravissimo. Che non appartiene a queste zone e questo è un unicum. Molto bene, allora vedo che tanti sono contentissimi che abbiamo fatto vedere questo bel presepe e dicono che, ecco, un po' questa sera ai nostri telespettatori, caro Fabio e cari voi, abbiamo portato questo spirito del Natale. Grazie agli amici di Cremnago di Inverigo, non mi stanco di ripeterlo, perché questa piccola frazione, ma che ci ha offerto veramente un qualcosa di meraviglioso. Attenzione, perché c'è ancora questa straordinaria piazza che adesso vi vogliamo far vedere prima di chiudere il nostro appuntamento di a questa sera con le luci del Natale. Lo abbiamo fatto ovviamente perché ci piaceva portarvi anche qui a Cremnago. E attenzione, eccola qui, la bella piazza, grande borgo, dice Elisabetta di Cremnago. Oh, tanti che gli piace sto Cremnago. Eccola qua, anche questa con una bella illuminazione. Presidente, spiegami, dimmi due cose anche di questa piazza. Allora, questa è una piazza probabilmente medievale, che quindi questa qui è un po' la stranezza, che di piazze così chiuse io non ne conosco in Brianza. Forse c'è a Meda, ma non ne sono tanto sicuro che sia uguale. Comunque questa qui è una piazza chiusa nel Medioevo. I Conti Perego, sì? Adesso il palazzo non è illuminato, ma okay. Si può vedere, sì? Si può intravedere qua. Perfetto. Che è quello lì? A fine Settecento, dietro i dettami dell'illuminismo, abbatterono questa parte, questa ala, e aprirono un grande viale alberato che va verso la rotonda, la famosa rotonda esattamente, di Inverigo, del perfetto. Cagnola. Benissimo. Quindi questo qui era un posto che ancora va decifrato, va capito la sua portata storica, che forse non è molto chiara, forse a molti. E qui c'è un'ala della piazza, qui vediamo l'oratorio di una della villa Riva, che era la prima famiglia nobiliare di Cremnago, e questo è il loro oratorio che la parrocchia ha recentemente restaurata, molto bella, molto, molto bella. Particolare. Lo facciamo vedere, ok, perfetto, veramente molto molto bello anche questo. Siamo proprio qui nella piazza a Cremnago, eccolo qua. Vicepresidente, dici qualcosa anche tu, visto che... No, io tengo molto al nostro borgo. Ecco, questo, bravo, hai detto giusto. Questo è un bellissimo borgo nel cuore della Brianza. Orgogliosamente brianzoli. Veramente orgogliosamente brianzoli, veramente. E noi organizziamo delle feste durante l'anno, quest'anno purtroppo non abbiamo potuto farle, ma noi facciamo a giugno Calice di Stelle, che è una festa che la facciamo dalle 5 di sera, mese di giugno, verso il 26. Se mi tenete 25. Buono l'invito, veniamo a trovarvi. Assolutamente, il prossimo è anno. Una cosa fantastica, pieno di gente, veramente, dove ci sono le cantine, dove c'è parecchia gente che viene dal vicinato e non solo. Molto bene. Apriamo anche spazi che di solito sono chiusi, le corti, piuttosto che il castello, perché Cremnago ha anche il suo castello con la doppia porta, anche questo è un unicum, e diciamo che l'idea è quella di far rivivere questi spazi, ecco, che non sono conosciuti, che si vede che hanno acceso le luci, ecco, perfetto, perfetto, per vedere il palazzo, ecco, esatto, molto bene, il nostro orgoglio, questo è il vostro orgoglio di Cremnago. Questa è anche una piazza veramente molto molto bella, che questa sera abbiamo fatto vedere. I nostri amici stanno apprezzando, con complimenti, top, bravi. Io vi dico grazie, perché insomma ci avete in pochi minuti fatto venire la voglia. Ecco, allora lo diciamo, se la settimana prossima la Lombardia diventa zona gialla,
potrete venire a vedere anche questo bellissimo borgo. Ce lo auguriamo tutti, Presidente? E siete tutti invitati e ovviamente i benvenuti. E comunque noi siamo Briantei, non siamo Brianzoli, perché Briantei è più nobile che allora, Brianzoli. Nel cuore dei Briantei, allora ok, ciao Anna, ciao a Elena, Anna, Lara, Dario, Eliana, Valentina, Ovale, Ines, Elisabetta, Barbara, insomma. Abbiamo fatto vedere qualcosa di bello, davvero sono contento, ringrazio gli amici davvero di Cremnago, presidente, vicepresidente, Natale che ci ha aperto questo bellissimo presepe, grazie, Fabio, grazie. Grazie che continui orgogliosamente a tenere, lì c'è la tua trattoria, sì. C'è la trattoria Edda, esattamente, quindi, e la speranza anche lì con la zona gialla è di riaprire. Assolutamente, siamo pronti, belli carichi, sì, voglia sì. Di lavorare, assolutamente. Bar, ristoranti, tutto quello che possiamo aprire, apriamo. Benissimo, siamo io in attesa, insomma. Vi faccio rivedere e chiudiamo questo bellissimo borgo Brianteo, come il presidente, esatto, che è qui, lì c'è la trattoria Edda, qui c'è la chiesina molto bella, questa è la piazza, ve la faccio rivedere. Ci sono le luminarie perché ovviamente non mancano e prima c'è questo straordinario presepe. Ragazzi, complimenti. In altre parole dico solo complimenti e grazie. Grazie a voi. Grazie davvero. Venite a Cremnago appena sarà possibile. Merita davvero. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie a voi.